Sono Claudio Puoti, sono un medico di campagna, sono un primario di provincia, un country doctor, come diciamo a Marino. È un piacere essere qui perché ritrovo tanti vecchi amici e tanti nuovi amici, cioè voi. È un onore perché Ivan mi ha consentito di far da moderatore, da CERN. Io non sono un moderato, francamente. E tanti, credo che su questo tavolo, questo panel, siederanno e vi parleranno i massimi rappresentanti delle patologie non italiane, non europea, ma mondiale. E però 10 anni fa, nel 98, lessi su Repubblica una lettera da neurodeliri, secondo me. Cioè ci voleva lo psichiatra di uno, un tizio, che era stato trapiantato un anno prima per l'epatite C, che faceva pure l'interferone, era stato trapiantato, e scrisse a Barbara Palombelli una lettera. Chiaramente il tizio è lui. E lui da solo pensava, e questo parlo ai neurodeliri, perché quello merita, di questo c'è l'encefalopatia, di fondare un'associazione, creare un movimento, scrivere un libro, pressare le istituzioni e fare un convegno nazionale. Ed è veramente strabiliante che dopo 10 anni, siamo qui centinaia, ci sono i rappresentanti, i più grandi rappresentanti sono qui davanti a me, dell'epatologia mondiale. Perché la storia, scusate la retorica, non è fatta solo di grandi leader, di grandi comunicatori, ma è fatta anche di grandi piccoli eroi come Ivan.